Questo programma è offerto da Rino Custom, passione e autenticità. www.rinocustom.it. Torna una grande richiesta sugli schermi di GoTV i nuovi episodi dei Il Boss dei Camion. Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, riproponiamo il primo format interamente dedicato alla customizzazione dei giganti buoni delle nostre strade. Rino Ventura Cito, il nostro boss dei camion per eccellenza, ci porterà alla scoperta di nuovi entusiasmanti mezzi customizzati rigorosamente dalla Rino Custom Truck. Per l'occasione siamo stati a Misano, nel weekend della European Truck Racing Championship, dove naturalmente non poteva mancare nel suo regno il boss dei camion. Abbiamo incontrato appassionati e camionisti che ci hanno raccontato la loro storia e presentato i loro incredibili camion. Tutto questo e molto altro lo potrete gustare nella puntata che sta per partire. Go! Buongiorno a tutti da Misano, ritorna il boss dei camion, Rino Custom presente a questo grande evento, il Grand Prix Truck, uno degli eventi nazionali più importanti dedicati ai truck. E noi della Rino Custom stiamo qua con due dei quattro veicoli, gli altri due arriveranno in pomeriggio. Oggi vi accompagno nel fantastico mondo della customizzazione. Lui è Vincenzo. Ciao a tutti. Si occupa del design, quindi responsabile design della Rino Custom, e con lui che realizziamo le nostre customizzazioni. Progettiamo e realizziamo le nostre customizzazioni. Dall'inizio alla fine. Iniziamo questo tour per Misano. Si respira una bella aria di festa, no? Persone che fanno le foto vicino alle nostre customizzazioni, questo mi rende molto, molto felice. Misano qua in occasione del Grand Prix Truck, quindi l'evento che si corre in tutta Europa, il campionato europeo truck. Il circuito ha deciso di organizzare questo raduno dei decorati, dove arrivano decorati da tutta Europa, circa 200-300 camion decorati da sud, nord Italia e anche dall'estero. E in occasione di questo evento si radunano i camionisti, fanno festa, cucinano, quindi è un momento di aggregazione, un momento di festa. Diciamo che la loro festa. È la loro festa, quindi la festa dei truck, che non dobbiamo mai smettere di ringraziare, perché è grazie a loro che ci danno la possibilità di realizzare i nostri lavori. Scania R Streamline Team Scalise. Scalise ha comprato questo veicolo usato e l'ha portato da noi e ha chiesto di rifare il look a questa bellissima macchina, uno Scania R 730. Le lavorazioni fatte partono dal restyling esterno, quindi abbiamo cambiato lo stile passando da vecchia serie R ad R Streamline, quindi abbiamo cambiato i fianchetti e il paraurti anteriore che va montato nella nuova versione, quindi nella versione Streamline. Le grafiche abbiamo ripreso quelle originali, solo che la vecchia pellicola era rovinata, l'abbiamo messa nuova, l'abbiamo rifatta e l'abbiamo riverniciato. Abbiamo riverniciato tutto il frontale e alcune parti laterali. Le barre originali le abbiamo lucidate, le abbiamo messe a nuovo. Abbiamo realizzato questo protezione spazzola in acciaio, bellissimo, molto, molto sagomato come la cabina. Gli abbiamo rifatto la maschera frontale in acciaio, i LED, impianto elettrico, assi laterali, gradini
kit gradini inox in acciaio, copriruota laterali, abbiamo sistemato delle parti interne che erano usurate, mentre per quanto riguarda il posteriore abbiamo rifatto e abbiamo realizzato tutta la chiusura nella parte retro, gli abbiamo fatto il carter del frigo che era vecchio, era spaccato, l'abbiamo rifatto in lamiera e l'abbiamo verniciato in tinta, barra posteriore, copri carter posteriore, tutto con i led, acciaio nei parafanghi laterali, luci, rilucidatura marmitta, insomma un vero e proprio restyling per questa bellissima macchina. Lui è Mimmo, è il nipote e il proprietario del camion. Allora, come vi è sembrata Misano? Vi siete divertiti? Sì, sì, abbastanza. È una bella esperienza. Vi è piaciuta? Sì. Quale si è fatto guardare di più? L'R o il 48? Dubbi, il 48. Ah, è sempre il 48. Va bene. La vecchia va buon modo. Ci vediamo l'anno prossimo allora. Grazie. Il boss dei camion, Rino Ventura Cito, continuerà a sorprenderci con altri straordinari mezzi subito dopo il nostro break pubblicitario. La Rino Custom di Ventura Rino Acito si occupa della customizzazione a 360 gradi dei veicoli industriali ed è in grado di realizzare per ogni cliente un veicolo unico e personalizzato, offrendo una vasta gamma di servizi: taglio laser, wrapping, cubicatura, verniciatura PPG, oscuramento vetri, tappezzeria interna ed impianti audio LED. Rino Custom, passione e autenticità. Firmata il boss dei camion. Sito web ufficiale www.rinocustom.it. Sono tante le aziende che espongono, chi produce cerchi, chi produce componentistica, chi produce veicoli, chi commercializza parti per camion. Il nostro amico Matteo, lui è Matteo, un mio caro amico. Ciao a tutti. Oltre che collaboriamo insieme lavorativamente, è un caro amico. Quindi... E ogni evento è un'occasione buona per rivederci. Più che volentieri. Va bene, anche se non ho voglia di vederti. Grazie. Però ci vediamo. Va bene. Grazie. Ciao Rino, passa ancora. Questo è Renault, un marchio produttore di veicoli industriali. Anche loro hanno presentato qualcosa. Questa è la macchina di Vincenzo. C'è anche chi vende merchandising, prodotti per la pulizia, per la cura del camion. È anche bello scoprire cose nuove, no? Per noi customizzatori e allestitori è anche un momento buono per cercare di prendere spunto, per rinfrescarci la mente, soprattutto magari vedere qualcosa di nuovo, qualche accessorio nuovo, anche qualche customizzazione nuova che può aiutarci ad aprire la mente e a creare cose nuove. Il 48 pure è un nostro allestimento, è arrivato da noi con verniciato, quindi ci è arrivato questo veicolo verniciato blu, completamente originale. Che cosa abbiamo fatto? Tutto, dalla grafica agli acciai agli impianti elettrici, tutte le barre, tutti gli accessori in acciaio li abbiamo completamente progettati e realizzati noi. Le grafiche, abbiamo deciso di optare per un cromato, quindi una pellicola cromata molto performante e molto resistente, e gli acciai, la scritta special.
col cavalluccio disegnato, pianale in acciaio e soprattutto il carter posteriore. Anche questa è una nostra customizzazione per il team Scalise, che ha fatto ben due macchine ben allestite. Direttamente dalla Sardegna, Iveco S-Way, dedicato a Max Verstappen, quindi dedicato al primo mondiale di Max Verstappen. Cosa abbiamo realizzato per questo veicolo? Tutto. C'è da dire che era un veicolo semplicemente bianco, una base bianca, non verniciata, con delle plastiche nere, delle plastiche non del colore non bianco, quindi grezze, come si suol dire. Cosa abbiamo realizzato? Come prima cosa, Vito ci ha chiamato e ci ha chiesto un camion speciale, un camion diverso ma sportivo. Quindi la nostra idea è stata quella di celebrare Max Verstappen col suo primo mondiale. Da cosa siamo partiti? Siamo partiti da una vettura dello scorso anno, quindi la Red Bull che Red Bull ha presentato in Giappone per celebrare la partnership con Honda. Che cosa aveva di particolare questa vettura? Aveva una livrea completamente bianca, quindi siamo partiti da quella base per realizzare la personalizzazione, quindi veicolo bianco, vettura con livrea bianca. Cosa abbiamo fatto? Un wrapping totale, un wrapping completamente, la macchina è wrappata al 90%. Innanzitutto si è partito dai colori, quindi il rosso, il grigio matto e il bianco e il giallo, quindi i colori predominanti sono questi. Il logo Red Bull nel laterale, lo specchio, il paraurti superiore, il paraurti inferiore, le carene laterali, quindi tutto ciò che va a richiamare la vettura di Max nel laterale e nel frontale. Abbiamo abbinato le soluzioni diverse mettendo il Red Bull nel laterale, quindi da Red Bull il giallo. Adesso stiamo applicando un accessorio in acciaio al nostro Loriga, che ha voluto aggiungere questo particolare nel parafango posteriore. Acciaio super lucido, sempre col bordo satinato, che è la nostra caratteristica. Rino, il prossimo modellino sarà fatto per te. Bene, quale okay. Mi fai? Uno Scania del 50 anniversario. Ottimo, va okay. Bene, grazie. A sua disposizione. Grazie. Il numero uno. Non è un mio cliente, però è un però amico. Però il numero quindi. Uno, siamo amici, ma è il numero uno. Beh, che dire, prima giornata a Misano è andata davvero molto bene. Ci sono stati tanti visitatori, i camion sono tanti, abbiamo incontrato un sacco di clienti, quindi ho spiegato un po' le nostre customizzazioni, ho parlato con clienti che vogliono customizzare i loro veicoli. Siamo molto soddisfatti. Ci vediamo domani per la seconda giornata e vi aspetto a tutti a Misano. Ciao a tutti dal Boss dei Camion. Boss dei Camion vi dà appuntamento la settimana prossima. Quali saranno gli originali camion che andremo a presentare? Quali altre bellissime storie verranno raccontate? Non vi resta che rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Rino Custom, passione e autenticità. www.rinocustom.it